7 marzo 1982, ventunesima giornata del campionato di Serie A, Inter e Milan si affrontano allo stadio Meazza di San Siro a Milano. Il calendario vuole che l'Inter giochi in casa questa partita e dunque andiamo a vedere subito i nomi dei 22 protagonisti in campo. L'Inter: Bordon, Baresi, Oriali, Pasinato, Bergomi, Bakhlekner, Bagni, sostituito da Canuti al 65esimo, Proasca, sostituito da Centi al 33esimo, Altobelli, Beccalossi e Marini. Allenatore Bersellini. Vediamo un blitz dell'Inter che va in gol. Gol di Proasca al 10° minuto del primo tempo, Inter 1, Milan 0. Milan che schiera Piotti, Tassotti, Maldera, Venturi, sostituito da Jordan a 30 minuti dal termine, e poi Collovati, Baresi, Buriani, Novellino, Antonelli, Moro e Battistini. Vediamo il calcio di punizione affidato ai piedi di Antonelli con la deviazione di Proasca. Proasca che non riesce a deviare in calcio d'angolo, tocca il pallone e segna nella propria porta. Dunque Inter e Milan 1-1. L'allenatore del Milan è Galbiati, che però è squalificato, in panchina c'è Zagatti. Arbitro Agnolin di Bassano del Grappa. E ancora l'Inter con Giampiero Marini che va al tiro, la deviazione e il colpo di testa di Altobelli al 32esimo minuto del primo tempo. L'Inter raddoppia, Spillo Altobelli, il nome del goleador che ha segnato il gol. Dunque Inter 2-1, partita temporaneamente sospesa per il lancio degli oggetti che piovono in campo all'indirizzo di Ivano Bordone, e poi si riprende con Tassotti, il suggerimento in verticale per Novellino, e poi è Dustin Antonelli che non riesce ad andare in gol, contrastato da Bergomi. Ancora al Milan con Aldo Maldera, un calcio di punizione che abbiamo visto prima, poi Altobelli che tenta la conclusione alta sopra la traversa, inquadrato Spillo Altobelli. Il grande dinamismo di Ruben Buriani che entra in area di rigore e spara sul fondo. Botta e risposta, c'è l'Inter in avanti e il giocatore con la maglia numero 7 viene atterrato, Pasinato, palo. Ancora il Milan, cross di Tassotti, la conclusione di Antonelli che viene parata, distinto di piede da Bordon. Il calcio di rigore provocato da Ruben Buriani su Spillo Altobelli. Beccalossi contro Piotti, il tiro di Evaristo Beccalossi viene neutralizzato dal portiere rossonero. Risultato finale: Inter batte Milan 2-1.